Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ecco il mio setup per il ranking dungeon della fabbrica abbandonata. Primo DPS Zac con Falchion e arma nuova per riduzione di difesa e attacco magico, che mi aumenta anche gli HP, come potete vedere. Quindi abbiamo comunque delle buone stats e poi, come potete vedere, attacco fisico il boost 7, attacco vento con il boost 6, HP boost 4 e quindi bene o male ci siamo. Matt, che invece è praticamente healing boost 7, boost HP 4, che è fondamentalmente il mio curatore. Arma principale Bramble Spine, arma secondaria l'ultima arma che è uscita, che non mi ricordo maledizione come si chiama. Aumenta la difesa fisica di tutto il team e anche ovviamente la cura. E poi come armi, come sub weapon, abbiamo messo le due armi free to play, collare di Red e fucile di Lucia per incrementare difesa magica, cure, HP e difesa fisica, e poi la Slick Beetle sempre di Matt per incrementare HP, che mi servivano necessariamente. Infine Yuffie con ovviamente vestito Arcanum Vento, boost HP 4, boost attacco fisico 7, boost vento 5, però con Wind Strike Arcanum dal suo vantaggio. Armi come sub weapon abbiamo la staffa di Eris, che aumenta HP vento, i motor drive di Tifa, che aumentano attacco fisico vento, e poi l'Apocalypse di Cloud, che aumentano attacco magico fisico e vento. Quindi diciamo che come sub weapon ero messo abbastanza bene, fortunatamente, però diciamo che i personaggi, giustamente, ho solo un Arcanum, avrei Sephiroth Wind Mastery, lo proverò, vedremo. Quindi questo era per l'appunto il mio setup, che sì, era un video che adesso riparte il loop. Adesso vi lascio con la run, quindi spero che questo video possa esservi utile e noi ci becchiamo alla prossima. Eccoci qua con la mia run commentata, dove in questo caso affronteremo il boss normale. Quindi team con Zac, Matt e Yuffie, che poi probabilmente cambierò, proverò anche altri team, ma per il momento questo è il mio setup, che avete già visto ovviamente nella parte iniziale del video. Primo boss che vado ad affrontare è sempre Rufus. Rufus preferisco togliermelo subito dai piedi perché non ha debolezze vento. Darkstar tra l'altro è anche diciamo debole al ghiaccio, quindi addirittura proprio siamo con senza poter sfruttare diciamo la nostra forza in questo caso, perché comunque la mia forza è data dal vento. Qui purtroppo non riesco a farlo fuori subito, perché ovviamente la mia deficienza artificiale del gioco mi fa fare attacchi che non servono, perché potrei tranquillamente impostare tutta la mia squadra sulla full offensiva e avrei comunque shottato Darkstar prima che Rufus potesse attaccarmi. Però va bene così, alla fine lo accettiamo. Dopodiché ovviamente andiamo avanti con le varie fasi. Qui mi ha messo fatigue su Matt e sinceramente mi sta bene, anche perché ecco, l'importante è che non sia Zac quello colpito, proprio perché Zac, avendo il sigillo circolare con il boost, praticamente gli leva subito tutto, lo brecchiamo e dopodiché è alla nostra mercé. Non può assolutamente muoversi e praticamente viene disintegrato dalle sequenze di attacchi continui che riusciamo a fare. Peccato per Darkstar che non sono riuscito a shottarlo subito, però abbiamo recuperato un po' di tempo con Rufus dopo. Qui scelgo il boost di Physical Defense e Poison Resist, perché il secondo boss che vado ad affrontare è il Dragon, in questo caso. Eliminate ovviamente i minion che vi si parano davanti, che io ovviamente ho saltato e non vi ho registrato. Il drago anch'esso non ha debolezza di nessun tipo elementale, quindi affrontarlo subito potrebbe comunque essere una buona cosa. Lui ovviamente il primo attacco che fa è il poison, che ovviamente è un attacco magico, quindi diciamo vi fa male relativamente. Basta che voi ovviamente vi mettiate in difesa e, come potete notare, l'attacco di per sé non fa tanti danni, anche perché la cosa infame di questo attacco è proprio il rilascio del veleno, quindi non tanto il diciamo il danno stesso, ma proprio il rilascio del veleno. Qui andiamo avanti con le prime limit, quindi mi buffo con Yuffie.
E poi successivamente con Zac faccio ovviamente l'altra mia limit. Qui non ho messo Summon perché comunque essendo la maggior parte dei nemici deboli al vento, non avendo Summon di tipo vento, ho preferito mettere le limit normali per fare magari qualche danno in più. Qui ovviamente abbiamo tanti buff a disposizione, Matt che comunque mi dà anche difesa fisica, che ovviamente serve di più sul super boss, ma vi posso assicurare che non è male neanche utilizzata qui, perché ci sono alcuni attacchi che possono essere fastidiosi e con la difesa di Matt riuscirete a poterli tankare meglio. Sconfitto anche il drago. A questo punto cerco un attimo di vedere la situazione e prendiamo ovviamente il Wind Potencies. In questo caso prendo prima il Wind Potencies perché se avessi ridotto già subito l'attacco fisico e l'attacco magico avrei potuto avere qualche problemino contro Rud. Rud è abbastanza semplice da buttare giù, però è un po' infamuccio. Dovrete riuscire a farvi targettare il personaggio desiderato per farlo addormentare e poi poter rushare con gli altri. Quindi con Rud ovviamente prima facciamo fuori i minion, grazie ovviamente a Zac che con il suo attacco AOE li shotta praticamente, e poi dopodiché concentriamo tutta l'offensiva che possiamo su Rud. Qui non sono riuscito a mettere la difesa con Matt purtroppo, infatti come potete notare subisco un po' di danno in più. Rimedio dopo, ma alla fine non cambia niente. Qui con Zac cerco di spingere con gli Aero Blow proprio per essere il più veloce possibile. Qui la cosa che dovete fare, che vi consiglio di fare, è praticamente utilizzare un altro personaggio, perché come potete vedere appena Rud effettua l'attacco Sweet Dreams praticamente vi addormenta un personaggio. In questo caso, se riuscite a farvi targettare Matt, per esempio, che è quello che fa meno danni in questo caso, è meglio, perché così praticamente durante tutta la fase di break praticamente riuscirete a eliminare Rud senza bisogno di perdere questi ulteriori secondi che comunque si possono tranquillamente evitare. Quindi non appena prima che Rud faccia la sua animazione, mettete il personaggio che fa meno danni, vi fate addormentare lui, lo breccate e lo shottate come se non ci fosse un domani. Qui prendiamo il primo score boost, perché adesso avendo comunque potenziato un pochettino attacco e attacco e wind potencies, posso effettivamente prendere uno score boost. Qui ovviamente boss anche in questo caso con minion abbastanza fastidiosi, però Zac qua fortunatamente come al solito riesce a fare dei bei danni, però come potete notare già la riduzione dell'attacco fisico si fa notare. La riduzione dell'attacco fisico si fa notare, con Matt potenzio la difesa fisica che qui è molto comoda. Poi qui ovviamente il boss già inizia ad attaccare il suo, cioè inizia a caricare il suo attacco. Con Matt rinnovo la difesa fisica che era praticamente finita e dopodiché subisco l'attacco. Subisco l'attacco che mi leva pochissimo, anche grazie appunto alla difesa di Matt. Mi lascio le limit, perché le limit ovviamente poi le utilizzeremo direttamente con il boss. Qui purtroppo il boss ovviamente entra nella fase 2. Entra nella fase 2, quindi bisogna necessariamente rimuovere i sigilli, anche se in realtà potreste rimuovere i sigilli con altri personaggi oppure fare danni di tipo vento, perché comunque il vostro avversario è debole, comunque si rimane debole agli attacchi di tipo vento. Se avete un setup che riesce a shottare, non breccate i sigilli, andate dritti e fate danni, perché comunque danni vento verranno subiti lo stesso, quindi potete tentare di fare un bel rascino. Se invece non avete la possibilità di poterlo one shottare o comunque di fare un rush potente, breccate i sigilli come ho fatto io, giocatevela più safe, giocatevela più sicura e poi successivamente lo buttate giù. Siamo praticamente alla fine, abbiamo battuto tutti i nemici, abbiamo preso quasi tutti gli oggetti, dobbiamo prendere soltanto l'ultima cassa in alto. Qui prendiamo ulteriormente l'altro score boost, quindi abbiamo un totale del 30% di score bonus. Qui ovviamente aero cocktail che metto su Zac e su Yuffie per bilanciare un po' i miei danni,
e dopodiché uso soltanto un supplement su Zac, dato che gli altri comunque come HP hanno meno 23, meno 18%, sinceramente va bene. Qui ci sono gli altri minion che abbiamo skippato, Matt qui che arriva dal boss con poca vita ma sempre con un 27% di HP massimi ridotti. Fino a quando siete sui 20-30% potete gestirvela, in base ovviamente ai vostri personaggi, se integrare gli HP oppure no. Cioè è una vostra comunque decisione, e ve la pensate, ve la gestite un po' come volete voi. Qui ovviamente iniziamo adesso a fare le belle combo, quindi Clear Tranquil con Yuffie per buffare senza bisogno di sprecare ATB, perché con Matt mi serve in questo caso per curarmi e per aumentare la difesa. Zac, che ovviamente si concentra sul danno, che come potete notare è già molto ridotto a causa del è già ridotto a causa ovviamente del debuff che abbiamo preso dai vari nemici. Qui Matt rinnovo la difesa fisica, perché le vedete il campo EM elettromagnetico è praticamente un attacco fisico, quindi possiamo tranquillamente tankarlo. E qui adesso dobbiamo breccare, perché ovviamente se il nostro avversario riesce a caricare il programma diciamo del suo cannone, potrebbe effettivamente fare tanti danni, mentre invece noi breccandolo e impedendogli questa cosa riusciamo a gestirla. Purtroppo qui Yuffie ha preso tanti danni, è un peccato in realtà, perché Yuffie è quella che effettivamente riesce a fare qualcosina in più di danno avendo l'Arcanum, però purtroppo abbiamo questa piccola sofferenza, e infatti viene targettata proprio Yuffie con il Tank Buster al 50%. Abbiamo anche la difesa magica ridotta, che non posso necessariamente aumentare. In questo caso sono fortunato perché ho Matt, grazie alla limit aumenta difesa fisica e magica, infatti riesco a ridurre il debuff di difesa magica e miracolosamente faccio sopravvivere Yuffie. Io ero già pronto a vederla morta, invece come potete notare praticamente 74 HP mi rimane in piedi. Curiamo subito con Matt il prima possibile. Qui ora bisogna un pochettino rushare, perché comunque c'è da dire anche che Yuffie non possiede sigilli né circolari né niente, perché me li sono dimenticati. Quindi grande Joe che fai le guide dimenticandoti le cose da dover utilizzare. Però vabbè, diciamo che il sigillo principale qui è quello circolare, quello più importante è il sigillo circolare. Una volta diciamo messo il sigillo circolare, gli altri bene o male potete anche gestirli in altra maniera, però ricordatevi appunto di avere un sigillo circolare. E qui come potete vedere abbiamo eliminato anche il boss. Ovviamente questo non è il super boss, ci tengo a precisarlo, è il boss normale. Abbiamo preso però comunque delle buone scorte di score bonus, e come potete vedere il vostro punteggio potrebbe in un qualche modo essere comunque abbastanza decente. 1.300.000 con boss normale senza super boss, tra l'altro due bonus di score che possono tranquillamente portarvi a un ottimo risultato, quindi penso che per questo video possa essere tutto. Vi ricordo che questo era il boss normale, non il super boss, mentre invece il video col super boss uscirà a breve. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.